Bentornati all'appuntamento con le previsioni di Meteo One. L'Europa occidentale è ormai da giorni interessata da una vasta area depressionaria di origine atlantica. In questa ultima decade del mese il tempo europeo è stato influenzato da diversi fronti atlantici e vortici ciclonici anche di forte intensità. La situazione a livello generale rimarrà comunque stazionaria, così come la scorsa settimana anche questa verrà caratterizzata da fronti atlantici, aria mite e ventilazione prevalentemente occidentale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per martedì 28 febbraio. Al mattino tempo stabile su entrambe le regioni con nuvolosità alta e frastagliata in transito, ma senza fenomeni. Durante il pomeriggio aumento della nuvolosità sulla Basilicata occidentale, ma trattandosi di nubi innocue non ci saranno precipitazioni di rilievo. Tempo invece stabile su tutta la Puglia. In serata nubi di passaggio con assenza di fenomeni particolari. Temperature in aumento nei valori massimi, stazionarie le minime. Vento moderato dai quadranti sud-occidentali con rinforzi lungo i crinali appenninici. I mari calmo l'Adriatico, poco mossi o mossi il Tirreno e lo Ionico. Ed ora passiamo al consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Paolo Simone che ci mostra il mare in tempesta a Torre Lapillo di domenica scorsa a causa dei forti venti di scirocco che hanno colpito il Salento. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine di Facebook, Meteo One e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.